pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio. Siamo di fronte a una lettera minore. L'autore si presenta come Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Infatti l'Evangelista Luca riferisce di un certo Giuda di Giacomo. L'espressione Giuda di Giacomo così può essere intesa come il fratello di Giacomo, il minore, figlio di Alfeo. È una breve lettera del Nuovo Testamento che invita a custodire la fede in Cristo e mette in guardia tutti coloro che si allontanano e seguono il proprio egoismo. Questa frase è collocata alla fine del testo ed è un'esortazione a pregare guidati dallo Spirito, rimanendo nell'amore di Dio. Conservatevi nell'amore di Dio. È proprio l'esortazione che corrisponde al Vangelo di Giovanni. Al capitolo 15, rimanete nel mio amore. Si ricollega quindi al verbo rimanere, che Giovanni usa spesso, che ci ricorda però che dobbiamo anche seguire la sua parola per stare dentro nella logica cristiana. La lettera poi prosegue con attendendo la misericordia del Signore, nostro Gesù Cristo, per la vita eterna. C'è un rimando quindi all'attesa della misericordia di Cristo che si attuerà per il credente nella vita dopo la morte.